facciamo insieme il mio scaldacollo treccia allora l'avete visto bene dall'anteprima io ve lo faccio vedere così da vicino è eh, sofficissimo io l'ho realizzato con la Cakes Felting Wool di Italia Artisan in descrizione vi lascerò sia il link allo shop che il link diretto al filato vi dico anche che l'ho lavorato con ferri numero 8, ovviamente io in questo momento sto usandone altro perché lo lavoreremo su campione e quindi userò tutt'altro, eh, tutt'altra dimensione di ferro, tutt'altro filato, ma eh, si lavora benissimo con l'otto, anzi, rimane proprio una lavorazione molto, molto morbida. Come vedete, le trecce sono in orizzontale, quindi non ho fatto altro che. Eh, vedete, poi io non cucio benissimo, eh, ve lo dico. Eh, fare un pannello rettangolare e poi chiuderlo ad anello. Spero che voi sappiate cucire meglio di me. Eh, passiamo subito al tutorial per il nostro campione. Non andremo ad effettuare le stesse maglie centrali che ho fatto nel mio scaldacollo, vi faccio vedere io qua per l'esattezza ho fatto treccia poi ho fatto le contiamo insieme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 maglie quindi questa parte centrale è composta da 12 maglie dopodiché ho rifatto la treccia noi eh, in questo campione per andare più veloci ecco eh, ne faremo solo 6 al centro a voi di fatto interessa più che altro come si fa la treccia perché il resto è maglia rasata Ora io avvicino un attimino e iniziamo proprio insieme. Allora, ho eh, montato quindi le mie maglie. Vi dico già che per la treccia, quindi questa parte, dovremo montare due maglie che saranno quelle di vivagno. Poi faremo tre maglie eh, a rovescio. 6 a dritto, che saranno quelle che utilizzeremo per la treccia. Altre 3 tre a rovescio, quindi 12 maglie nel corpo centrale, poi di nuovo 3 a rovescio, 6 a dritto 3 a rovescio e 2 vivagno. Quindi eh, questo è come l'ho eh, fatto io, quindi sono le maglie. Ovviamente adesso per il campione lo faremo un po' più eh, piccolino. Quindi partiamo con, vi dico sempre anche che io lavoro il dritto ritorto, mi trovo meglio, però voi potete tranquillamente lavorare il dritto come vi trovate meglio. Quindi andiamo a fare le nostre prime due maglie a dritto: una e due. Ora andiamo a fare 3 maglie a rovescio, quindi una, due e tre maglie a rovescio. Dopodiché andiamo, riportiamo il filo sotto e andiamo a fare le nostre eh, sei maglie a dritto, quindi una, due, tre. 4, il primo giro rimane un po' tirato. 5. 6. Di nuovo portiamo avanti il filo andiamo a fare le tre maglie a rovescio, quindi una 2 3 maglie a rovescio riportiamo il filo dietro voi vi ritroverete non da campione 12 maglie a dritto io ne trovo soltanto 6 perché ovviamente è un campione e lo faccio più piccolo quindi 1 2 3 4 5 e 6 poi riporto il filo davanti, vado a fare le 3 maglie a rovescio, 1, 2, 3 maglie a rovescio, di nuovo filo sotto, 6 maglie a dritto, 1, 2, 3. 4 5 e 6. Vi chiedo scusa, ma con la videocamera davanti, io a lavorare i ferri, faccio molta fatica più fatica che con l'uncinetto. Quindi, perdonate, il mio insomma, mi scappano i ferri 3 maglie a rovescio 1. 2 3 E le ultime due riportiamo sotto il filo e le facciamo a dritto una e due. Ecco qua il primo giro è fatto. Ora eh, voi potrete girare i ferri e lavorare le maglie così come si presentano oppure hm, lavorarle così come si presentano. Nel mio, col mio metodo, quindi tornando indietro io vi faccio sempre vedere il mio così piano piano magari se volete lo imparate vedrete che vi troverete benissimo quindi lavoro le prime due a dritto voi se seguirete e eh, sposterete il ferro dovrete lavorarle a rovescio perché ovviamente le lavorerete così come si presentano quindi a rovescio le prossime tre 2 e 3 portiamo dietro il filo le prossime 6 a dritto 1 scusate rouscita 2 3 4 5 e 6 di nuovo, scusate, rovescio, 3 maglie, 1, 2, 3 maglie a rovescio, di nuovo a dritto 6 maglie che è il corpo centrale, quindi 1, 2, 3 4 5 6 Di nuovo 3 a rovescio. Quindi portiamo avanti il filo e vedete, entriamo da dietro. Da scusate, da davanti, 1 2 3 Ora, di nuovo sei a dritto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, tre a rovescio. Una, 3 Portiamo sotto il filo le ultime due le facciamo al dritto 1 e 2. Ecco qua. Vabbè, adesso si presenta così: in realtà si presenta così. È scuro, ma eh, si fa un po' fatica a vederlo. Ma è così, vedete? Treccia parte centrale eh, io li chiamo i binari di solito ci sono i binari a fianco alla treccia proprio per fare venire in rilievo la treccia quindi i binari sono le tre eh, maglie a rovescio e ora andiamo a fare la nostra treccia per fare la nostra treccia avremo bisogno di un ferretto ausiliario, in questo caso vedete, io ho un ferretto, questo si chiama Yoga della Prim, molto molto comodo perché vedete lo possiamo modellare e eh, è veramente comodissimo. Voi potrete fare con spille a balia, ferro ausiliario, come preferite, io vi dico come l'ho fatto io, voi decidete il vostro metodo. Allora, la treccia la faremo sempre da questo lato, si può fare anche dall'altro ma secondo me è meglio andare per gradi la faremo sempre da questo lato quindi iniziamo normalmente facendo le due maglie a dritto ed è per tutti a dritto perché questo ferro è uguale per tutti quindi saranno a dritto queste due le tre a rovescio quindi una due mi è scivolata e tre a rovescio, ora le prime tre maglie a dritto le, le mettiamo sul nostro ferro ausiliario. Una, due, tre. Io le sfilo tutte e tre insieme, vedete così, e le lasciamo penzoloni sul retro del lavoro. Mi raccomando, sul retro. Poi vi spiegherò il perché. Eh, di solito le trecce si possono fare sul retro o sul davanti noi la mettiamo sul retro perché poi le altre le faremo sul davanti stringete bene se no vi rimane un buco enorme e fate quindi 3 maglie a dritto 2 e 3 maglie a dritto in questo modo ora abbiamo il nostro ferretto ausiliario ecco io questo lo trovo poco comodo perché è di gomma e non scivola bene Benissimo, io lavorerò direttamente dal ferro ausiliario. Le mie prendete il filo, tiratelo bene così non rimane il buco enorme. Lavorerò a dritto le tre maglie che ho messo sul ferro. Io le lavoro direttamente dal ferro ausiliario senza rispostarmele. Secondo me è un passaggio inutile. Ecco qui, mi lavoro le mie tre maglie. Metto via il mio ferro ausiliario. Non mi serve la treccia l'ho fatta, ci ritroviamo già col filo sul davanti. Quindi facciamo le tre maglie a rovescio. Una, allora, appena fate la treccia, troverete il filo, le catenelle sul ferro molto tirate. dal giro dopo non ve ne accorgerete più quindi tre maglie a rovescio. Andiamo a fare le tre maglie a rovescio. Quindi portiamo avanti il filo se già non lo è, perché dovresti averlo già avanti, io nel frattempo ho fatto un errore, mi sono fermata e quindi mi è finito dietro, quindi 1 2 e 3 Dopodiché facciamo le maglie a dritto che abbiamo nel corpo del nostro scaldacollo, per voi sono 12, per me in questo caso sono 6. 2 3 4 5 e 6 in questo modo, ora andiamo a fare le due a, roves le tre a rovescio. Quindi portiamo il filo avanti, entriamo da davanti, ne facciamo una, ne facciamo due e ne facciamo tre. Ora bene, attente, mi raccomando, quindi porto il filo dietro. È ora di fare l'altra treccia. Quindi prendo i miei, le mie tre maglie, le porto sul ferro ausiliario e le appoggio sul davanti del lavoro. Perché faremo una treccia che gira da un lato e l'altra che gira, quindi una che gira dietro e una che gira avanti. Quindi facciamo normalmente le nostre tre maglie a dritto. 2 3 maglie a dritto, prendiamo il nostro ferro ausiliario, facciamo scorrere le maglie, ecco qua sulla punta del ferro, e vado a lavorare a dritto le mie tre maglie, come se fossero sul ferro eh, normale, quindi una. Due. Sembra difficile, ma è solo perché io non ho il, ferro, il ferro, ausiliario della misura, de, uh, mm, ferro ausiliario della misura giusta. Per quello, essendo molto più piccolo, questo ferretto fa un po' più fatica. Siamo già col filo davanti, quindi andiamo a fare le nostre tre maglie a rovescio. Stringete bene così non vi rimane un buco enorme. Sappiate che comunque anche se sarà enorme si stringerà quindi abbiamo fatto le nostre maglie ora portiamo indietro il filo e andiamo a fare le ultime due a dritto in questo modo ecco qua abbiamo fatto le nostre due trecce ora andiamo allora per chi gira il ferro dovrà lavorare le maglie così come si presentano eh, io vado a lavorarle esattamente come si presentano però sempre a dritto quindi vado a fare le mie due a dritto per chi gira il ferro sono due a rovescio porto il filo avanti e ne faccio tre a rovescio per chi gira il ferro saranno tre a dritto quindi il contrario di quello che sto facendo io adesso in pratica due e tre quindi 6 a dritto, per chi gira il ferro saranno 6 a rovescio, perché vi troverete sul rovescio del lavoro, io invece mi trovo al dritto, quindi sono 2 3 4 5 6 Porto il filo avanti, per me sono 3 a rovescio, per chi ha girato i ferri saranno 3 dritti. 2 e 3 scusate mi è scivolato il ferro in questo modo riporto dietro per chi è sul retro del lavoro saranno 6 rovesci o 12 nel caso stiamo lavorando il corpo per me saranno sempre dritti e per chi non gira i ferri come me saranno 6 dritti quindi 2 3 4 5, 6, ora io vado a fare 3 rovesci, ripeto, per chi non gira saranno 3 dritti, lo dico perché così chi non, ha, chi non gira e non usa il mio metodo può capire lo stesso cosa sto facendo. Quindi ora io vado a fare 6 dritti, per chi non gira sono 6 rovesci, 2. State attenti qua perché avete fatto la treccia da dietro e a volte si mischiano, quindi tirate bene dritte le maglie. Quindi tre, specialmente sull'incrocio. Quattro, cinque e sei. Ora, i miei tre rovesci, che per chi non gira i ferri saranno tre dritti. Due. I tre e i miei ultimi due dritti. Che per chi non gira saranno due rovesci. Quindi voi dovete, eh, chi non gira, deve lavorare esattamente come si presenta il lavoro. Questo è quello che avremo al termine del lavoro. Quindi so che si vede un po' perché il filato è scuro, ma ora dovrete fare dei giri di andata e ritorno che voi sceglierete a vostro piacimento a seconda di quanto volete eh, distante l'incrocio della treccia. Io l'ho fatto ogni tre giri completi, quindi eh, di andata e ritorno. Ricordatevi che dovete sempre fare la treccia sul ferro sinistro è più semplice per tutti. Ora io faccio qualche giro e rifaremo insieme per una seconda volta la treccia così da farvela vedere meglio. Ecco qui che cosa avremo al termine di questi uh, giri. Io ovviamente adesso anticiperò il giro della treccia per farvelo rivedere e tra le altre cose userò anche un altro ferretto in modo da rendere tutto molto più semplice allora guardate facciamo così userò un normalissimo uncinetto addirittura no guardate userò un ferro ausiliario vero e proprio così vi faccio vedere anche se non avete quel ferretto come si lavora allora questo è il lato che per tutti è uguale perché ovviamente sul lato sinistro lavoriamo tutti quindi faremo <coughs> scusate le prime due maglie a dritto, le prossime tre a rovescio, una, due, mi è sfuggito, eccolo qua, e tre, ora riportiamo dietro il filo perché dobbiamo lavorare a dritto, prendiamo e sfiliamo le prossime tre maglie, quindi 1 2 i 3 e le mettiamo sul retro in questo modo. Se non sapete come fare, infilzate proprio il ferro nel lavoro da dietro. Così non vi sfugge. Quindi le prossime 3 le lavoro a dritto, 1 2 e 3 Ecco qua il nostro ferretto. Ora io le andrò a prendere dal fondo del mio ferro per non spostarle, quindi vedete proprio dal fondo del mio ferro me le riprendo lavorandole direttamente a dritto. Una sono strette, state bene attenti. Eh. Due vediamo se ci riusciamo. Ecco qua. Purtroppo io con la videocamera davanti faccio fatica perché non ho molta visuale. 3 e le abbiamo riprese, vedete? Ecco qua. Mettiamo via il nostro ferretto ausiliario, non ci serve più. Riportiamo il filo avanti e facciamo le tre maglie a rovescio, tenendo bello stretto il filo, così da non lasciare il buco troppo evidente. Perché vi si formerà comunque un buchino dove avete incrociato le maglie. Eh? Quindi abbiamo fatto le nostre 3 maglie a rovescio, ora andiamo a fare le 6 o 12, ovviamente io sto facendo un campione ma voi ne farete 12 al dritto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 a rovescio. una 2 3 a rovescio portiamo dietro il filo prendiamo di nuovo il nostro ferretto ausiliario sfiliamo tre 3 maglie o tutte insieme o separate vedete voi come riuscite meglio le sfiliamo, questa volta le dobbiamo mettere sul davanti del lavoro, quindi vedete le prendete così e infilzate nel lavoro il ferro così da non perdere le maglie. Portate dietro il filo perché dovete lavorare al rovescio e quindi stringendo bene la prima, così più stringete, meno vi rimane evidente il buco 2 e 3. Ora sfiliamo dal nostro lavoro il ferretto. Facciamo in modo da non far scivolare queste e semplicemente lavoriamo a dritto quelle che sfileremo da questo ferro. Quindi una, vedete che rimane un po' più facile dal davanti, due e tre. Mettiamo via il ferro ausiliario, il filo è già sul davanti, quindi andiamo a fare i tre rovesci. Stringete bene. Sempre il passaggio dai dritti della treccia ai rovesci stringete bene così vi rimane meno evidente il buco che si va a formare per l'incrocio delle maglie. In questo modo portiamo dietro, facciamo le ultime due al dritto. Ops, una mi è sfuggita. Voilà. Ecco qua. Questo è quello che avremo. In realtà quello che avremo è questo. <ride> Perché eh, visto sul filato scuro non si vede bene, però purtroppo questo filato l'avevo finito e di conseguenza non potevo farvelo vedere direttamente con questo. Questo eh, filato che sto usando era quello che per dimensione si avvicinava un po' di più a uh, questo. Quindi era più facile farvelo vedere con questo. Bene. Io spero veramente vi <ride> vivamente di averlo spiegato bene. Fate ehm, una striscia più o meno di 60-70 cm, dopodiché, come detto prima, la semplicemente cucite dietro. Io non cucio benissimo, come potete vedere qua ne ho cucito qualcuno dentro, qualcuno fuori. Se riuscite, cuciteli tutti uguali, perché se no vi viene una cucitura brutta come la mia. Mi dispiace, io purtroppo eh, cucio veramente malissimo. Dovrò imparare prima o poi. Chiederò alla mia amica, io un'amica Terry che fa la sarta, di insegnarmi a cucire come si deve, vedremo <ride> se riuscirò. Quindi, questo è il mio scaldacollo treccia. Io spero veramente vivamente di essere stata il più chiara possibile nelle spiegazioni. Perdonatemi, se non sarà stato così, eh, vi ricordo il link del filato: questo è Cake's Felting Bowl, ha dei consigli sul lavaggio. Io ho fatto già un lavaggio. Non di questo scaldacollo, ma di un'altra cosa fatta con questo filato. Mm. Vi consiglio a mano e acqua fredda perché questo filato è un filato adatto all'infeltrimento. Infatti ci si fanno molti lavori che richiedono di essere infeltriti. Quindi mi raccomando, eh, questo filato va lavato a mano e in acqua fredda eh, per evitare che abbia problemi in realtà è un filato sofficissimo e stupendo quindi io ve lo consiglio vivamente ma con qualche piccolo accorgimento per il lavaggio io vi do un grosso bacio vi ricordo appunto che per il filato eh, in descrizione troverete il link al shop Italia Artisan e il link diretto alla Cakes Felting Wool Nel, nella fattispecie vi metterò proprio il rosa questo bellissimo rosa. Io vi do un bacione grande e vi invito a continuare a seguirmi, a iscrivervi al mio canale, cliccare la campanella per non perdere le notifiche a tutti i miei lavori e a venire a trovarmi sul gruppo Facebook Creando con Luci. Un bacione, al prossimo tutorial. Ciao!